Polyfactory è nato nel 2015, è il Fab Lab Mac Space d'Ateneo, rappresenta l'idea realizzata di mettere insieme un luogo dove fare ricerca sperimentale dal basso attraverso le tecnologie di fabbricazione digitale. È un esperimento interdisciplinare, quindi interdipartimentale, che vede protagonista il Dipartimento di Design, dove siamo ospiti, il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e il Dipartimento d'Ape. Da questo punto di vista, questo mix tende a configurare quello che è anche la nostra proposta, cioè la fabbricazione digitale e il lavoro sui modelli di produzione per produrre nuovi prodotti e servizi, tendenzialmente con un'anima interattiva. La nostra proposta di ricerca è una proposta molto varia, che va dai grandi bandi finanziati della ricerca europea su temi come la circolarità o l'healthcare innovativo, fino a bandi regionali su tecnologie in sviluppo che rappresentano un importante avanzamento per la nostra università, ma anche per la città, come la rete 5G. Lavoriamo anche con imprese e istituzioni. Con grandi imprese abbiamo sperimentato ricerche sistemiche sul tema dell'healthcare innovation collegato all'innovazione portata dai pazienti. Abbiamo lavorato anche per, diciamo, aziende che rappresentano l'eccellenza e i brand del Made in Italy, come Prologo, per cui abbiamo sviluppato una sella high performance dedicata al nuovo mercato emergente delle bici elettriche. Tutto questo però con un grande motore, che è la capacità e il talento che è degli studenti che noi qui abbiamo in residenza. Abbiamo un programma di preincubazione del talento chiamato Talents in Residence, in cui ospitiamo in stage fino a 6 mesi studenti della laurea magistrale del dottorato, che sono parte essenziale del nostro processo di trasformazione delle idee e che diventano qualche volta parte di una sorta di agenzia che, assieme allo staff di Polyfactory, realizza questi progetti di consulenza. Questo non è solo uno spazio del fare, è anche uno spazio comunitario in cui le persone apprendono le regole e il mestiere del ricercatore e, diciamo, dell'innovatore, mettendo insieme competenze che vengono dal mondo tecnologico, più proprio delle ingegnerie, con il mondo del design e tutte le sue capacità, le sue caratteristiche di incidere sull'innovazione contemporanea. Se dovessi dare un messaggio su che tipo di spazio è questo, è lo spazio del futuro, è il modo in cui l'innovazione dal basso contaminerà, spero, non solo il nostro Ateneo, ma tutta la nostra società.